Ferro Azzurro ama Anacot Acciaio. Anacot Acciaio. 10.000 Anacot a 46. E fammi sapere come aprono le opzioni. Mister Trend. Consigli di economia e finanza per tutte le tasche. Su RTP. Gli spazzasoldi vanno e vengono con ogni mercato al rialzo. I sistematici, i seri, superano ogni ribasso. La campana del lunedì mattina. Buongiorno Mr. Trend, ben trovato. Buongiorno Simone, buona settimana, buongiorno. Oh, grazie di essere qui con noi, naturalmente come ogni lunedì Radio Ticino Pavia si piega il proprio palinsesto verso il mondo economico finanziario, ma soprattutto verso quello dei piccoli risparmiatori che devono tenere d'occhio i propri piccoli risparmi, giusto? Chi? Allora a questo punto... meglio di Enrico Malverti può aiutarci a... difendere i piccoli risparmiatori. Ciao Enrico. Buongiorno a tutti. A questo punto la premessa è impegnativa. Dobbiamo difendere i piccoli risparmiatori. Ce la facciamo, sì. Ma speriamo proprio di sì. Basta seguire alcune semplici regole. E allora ci siamo, vai. Le regoline di Natale le chiamiamo. Come c'è la letterina di Natale, ci sono le regoline di Natale. Presentiamo un attimo Enrico Malverti, che è trader, analista quantitativo ed è responsabile ricerca e sviluppo della società CyberTrade. Esatto. Allora partiamo dalle prime, diciamo così, consigli di base per Natale, quelli che possono essere i due o tre spunti di partenza. Quale ci puoi dare, Enrico? Per quanto riguarda l'andamento dei mercati? Partiamo da quello e poi a questo punto vediamo poi da come vanno i mercati a come comportarci poi per non prendere troppe legnate sui mercati. Perfetto, perfetto. Nelle ultime 10 giorni dal referendum costituzionale in avanti abbiamo avuto parecchie sorprese sul mercato italiano, ossia il preventivato ribasso da tanti pseudo guru, soprattutto dei giornali. Nel caso di vittoria del no non si è verificato. C'era già stata qualche sensazione che il mercato potesse reggere bene sui 16.000 punti, che era un'area di supporto molto importante, perché nel pre-referendum, quindi nella settimana che si è chiusa, se non ricordo male, il venerdì 2 dicembre, il FTSE MIB italiano era stata la borsa più forte anche del mercato tedesco. Quindi lo spauracchio, già si sapeva che il no avrebbe potuto vincere perché così erano i risultati dei sondaggi, però la borsa reggeva bene e quindi quello già è stato poi il preludio del rialzo che abbiamo visto dal 5 di dicembre in avanti. E finalmente c'è stato questo rialzo, ha detto qualcosa di nuovo, ossia negli ultimi 6 mesi il mercato è stato laterale. Non abbiamo segnato nuovi massimi dal mese di giugno in avanti, invece ce l'abbiamo fatta superare 17.400, che in gergo tecnico viene chiamata un'area di resistenza, e questo in poche parole ha generato un segnale di forza e un segnale che attualmente è stato confermato anche dal rialzo odierno, e quindi ci sono prospettive discrete per il mercato italiano, nonostante la spada di Damocle che incombe, che è quella di MPS, che è una bella gatta da pelare, credo, un po' per tutti. Beh, a questo punto allora possiamo iniziare a dare qualche spunto, cioè anche il piccolo risparmiatore, cioè ci sono alcuni vocaboli, alcuni termini che deve imparare. Ripeto due delle frasi che hai detto, degli spunti che hai detto: area di supporto e area di resistenza. Cioè ormai è un lessico che ho un sapere che il risparmiatore deve fare il suo? Secondo me sì, così come il termine stop loss. Supporto è un'area di prezzo che si forma, come dice un po' anche il termine, nel momento in cui, quando si arriva a toccare quel determinato livello in quell'area di prezzo, arrivano degli acquisti, delle mani forti a sostenere il mercato. Sotto i 16.000 non siamo mai andati, tutte le volte che siamo arrivati ai 16.000 punti sono sempre arrivati acquisti che hanno riportato il mercato verso l'alto, e questo si è verificato anche nel pre-referendum costituzionale, per cui andare, mettersi al ribasso anticipando la discesa sotto i 16.000 punti era un grosso rischio. Molti se lo sono preso questo rischio, e poi dalla ricopertura, quindi dalla chiusura delle posizioni al ribasso,
è nato, è stato alimentato ulteriormente il rialzo, perché chi ha sbagliato direzione ha dovuto poi ricomprare per allinearsi nella giusta direzione, e il mercato ha avuto ulteriore benzina al rialzo. Ecco, a questo punto forse una regola operativa che molte volte manca. Riesci a spiegarci perché, se un prezzo, faccio un esempio generale, cioè ecco, è 16.000, io potrei fare un'operazione a 16.000, in questo caso a ribasso, quindi guadagno quando la borsa scende, non vendo a 16.000 ma devo andare a vendere poi magari a 15.500 perdendo quei 500 punti? Cioè, se in effetti, perché a questo punto, se devo vendere, non vado a vendere a 16.000 ma aspetto la rottura del supporto e vendo più basso, quindi teoricamente guadagnando meno? Sì, perché come dicevo prima, vendere a un prezzo alto anticipando la rottura di un supporto. Il supporto si forma quando, come cercavo di spiegare prima, ci sono delle mani forti, ci sono degli acquisti che arrivano tutte le volte che il prezzo è ritenuto allettante, quindi 16.000 era un'area di prezzo in cui evidentemente c'era chi riteneva che fosse conveniente comprare e quindi riportava i prezzi verso l'alto. Andarsi a schierare dalla parte opposta, quindi vendere più alto di 16.000, era un rischio. Conviene aspettare invece che il mercato ceda di schianto i 16.000 punti, tanto per fare l'esempio, sì, sempre su quest'area di prezzo, perché significa che viene a mancare la forza dei compratori. Allora, nel momento in cui cede un'area di supporto, è probabile che il mercato scenda, ma finché un'area di supporto tiene, mettersi al ribasso anche un prezzo che è ritenuto più allettante, però le probabilità che il mercato poi scenda sono molto più basse. Perfetto. Quindi meglio aprire una posizione ribassista a un prezzo teoricamente più sconveniente, ma con maggiori probabilità di successo. Ecco, direi che forse chiaramente con la spiegazione poi nelle ultime parole di Enrico Malverti, ecco, c'è forse tutto. Siccome non siamo mai sicuri quando apriamo un'operazione di essere sicuri che l'operazione vada a buon fine, devo cercare, come diceva appunto Malverti, di sfruttare quelle operazioni dove ho le probabilità maggiori, per cui il segnale è più forte. Ecco. L'altra, esatto, parola che avevi detto, ecco, è stop loss. L'abbiamo anticipato varie volte, però ci piace sempre un po' ripeterlo, e poi ecco, persone diverse, operatori diversi che lo ripetono, poi ci danno spunti diversi. Ecco, cosa vuol dire stop loss? Vuol dire che dobbiamo accettare una perdita. Ogni volta che noi compriamo qualcosa in borsa, che sia un'azione, anche un'obbligazione eventualmente, ma soprattutto azioni, ETF o fondi di investimento, dobbiamo stabilire qual è il livello di massima perdita nel caso in cui il mercato ci vada contro, dove chiuderemo l'operazione. Purtroppo io ricevo tanti mail di persone disperate perché hanno comprato dei titoli, in special modo bancari. Anche la settimana scorsa mi è arrivata l'email di una persona che ha comprato MPS, disperata perché perde delle cifre molto alte, e queste situazioni nascono dal fatto che non si mette appunto uno stop alla propria perdita. Bisogna proprio fissare un livello di massima perdita tollerabile con la propria propensione al rischio, oltre il quale diciamo: ok, ci siamo sbagliati, esco dall'investimento prima che mi possa generare delle perdite difficilmente recuperabili, perché molti magari non ragionano a sufficienza sul fatto che per recuperare una perdita del 50% l'investimento deve fare il 100% per tornare a pareggio. Quindi non è assolutamente facile, quindi le perdite bisogna limitarle al cercare di fissare appunto un limite che solitamente in base alla propria propensione al rischio talvolta non supera, può essere contenuto nell'operatività intraday l'1%, il 2%, ma che non deve mai superare il 15-20%. Altrimenti diventa troppo difficile. Ci può essere investimenti di lungo periodo sopra il 20%, dopo recuperare una perdita diventa veramente difficile. Ecco, ci può essere un problema forse, ecco, quando in altre puntate molte volte dicevamo che la gente più che imparare un metodo per investire cerca l'affare, e quindi nel momento in cui io esco da un titolo non ho la seconda chance, o non ho la seconda idea, e a quel punto rimango bloccato su quel filone. C'è forse
non, ecco, la mancanza di un metodo per cui io lavoro su uno, due, tre mercati e quindi a rotazione posso spostarmi da uno all'altro, e quindi se va male uno mi metto sull'altro. Se ho una chance sola perché mi ha detto il mio amico che Banca Monte dei Paschi era il titolo migliore, se chiudo quell'operazione adesso cosa compro? Può essere questo un problema per cui uno si incaponisce su un titolo? Sì, quello può essere un problema, si cerca un po' il colpo della vita a volte, facile arricchimento con un'unica operazione, ma non si ha una vera e propria strategia. E questo sicuramente è uno dei problemi, anche se non l'unico. A volte non si chiude l'operazione in perdita perché non si vuole accettare di aver sbagliato, non si vuole monetizzare una minusvalenza, perché finché c'è la posizione aperta si vive nella speranza che il titolo possa recuperare. Nel momento in cui l'hai chiuso, molti dicono a quel punto la perdita è monetizzata. Però garantisco che è meglio accettare una perdita finché è sotto controllo piuttosto che lasciarla correre a lungo col rischio di poter perdere anche tutto l'investimento. Direi quindi qua qualche pacchettino di Natale da mettere sotto l'albero, direi che Enrico l'ha lasciato, per cui si può così aprire con calma e riflettere su quello che ha detto. Riesce a farci una veloce su magari due o tre mercati principali di come sono posizionati? Ricordiamo che Enrico Malverti lavora con Trading System. Come sono posizionati i vostri Trading System? Sempre in un orizzonte medio-lungo, ecco, non tanto per chi fa intraday che magari ha una platea diversa, ma per il radioascoltatore che ecco, ha orizzonti un po' più lunghi. Sì, in questo momento si sono posizionati al rialzo già da inizio dicembre, ho anche un portafoglio free che viene pubblicato su internet e anche con un'app, e ci sono alcuni titoli in particolar modo su cui si sono posizionati al rialzo, ci sono dei titoli un po' più forti rispetto al listino, che hanno una forza relativa, si dice in gergo, abbastanza alta, ad esempio titoli industriali come FCA e Ferrari avevano già un'ottima forza relativa nel pre-referendum, ma ce ne sono anche altri, e quindi comunque a livello di indice al superamento, come dicevo, dei 17.400 punti è scattato un bel segnale di forza del mercato italiano, che ci ha già proiettato attualmente ben oltre i 18.000 punti, e anche questa mattina stiamo assistendo a una buona salita. In questo momento stiamo facendo 18.455, sta scattando qualche presa di profitto rispetto a un'ora fa, ma è assolutamente normale dopo giorni e giorni di salita che ci possa essere qualcuno che inizia a monetizzare dei guadagni, è assolutamente la norma. Qualcosa sui mercati, non so, dico la borsa americana, c'è qualche indicazione visto che continua a fare massimi? C'è assolutamente poco da dire sulla borsa americana. La borsa americana è in fortissimo trend al rialzo, se lo si sta cavalcando molto bene, non ci sono segnali attualmente per cui convenga uscire dalla borsa americana. Per chi è fuori è meglio non entrare a questi prezzi, ma aspettare una correzione, come abbiamo visto ad esempio la settimana scorsa, le correzioni, cioè una discesa che possa permettere poi di entrare a un prezzo leggermente migliore con un rischio un pochino più basso. Vedremo nel 2017 che cosa ci porterà, penso che non dovrebbero esserci cambiamenti sostanziali da qua a fine anno, perché interesse poi di tutti gli operatori cercare di portarsi a casa i bonus e non avere tracolli. Poi il 2017, le prime sedute dell'anno sono solitamente quelle che danno un pochino l'intonazione quantomeno al primo trimestre, quindi un consiglio che do a tutti è guardare le prime sedute, la prima settimana, l'andamento, perché spesso e volentieri, ripeto, è quello che dà un pochino l'impronta a tutto il primo trimestre di borsa. Quindi non possiamo andare a sciare, o mentre sciamo ci guardiamo lo stelle, mentre nella pausa pranzo della sci. Sì, adesso con gli smartphone si può tenere sotto controllo i propri investimenti anche comodamente dalla montagna senza problemi. Diciamo, lo sci non era messo a caso, facciamoci un po' di fatti tuoi. Ieri sei rimasto a casa? No, ieri sono andato a sciare.
a questo punto arriviamo sotto Natale, dico sempre che una parte dei soldi va utilizzata per fare i regali alle mogli, alle fidanzate, ai figli, a ognuno ha famiglia a modo suo, e quindi come facciamo a questo punto? Ecco, io mi sono permesso sul sito di scrivere iniziamo una serie di appuntamenti che faremo quando avremo Malverti ospite in puntata, su come stare attenti e cosa evitare, per cui è un tema caro a Mr. Trend, ma caro molto a Enrico Malverti, che si sta impegnando molto per fare informazione ed educazione sullo stare attenti a non farsi abbagliare o così invogliare in situazioni che poi sono deleterie. Parto con una parola, dopo lascio a te ovviamente la spiegazione. Opzioni binarie, perché in effetti su sto benedetto Facebook non c'entra niente, ma su Facebook, non Facebook, arrivano pubblicità dove con queste opzioni binarie, io non l'ho ancora fatto, mi sembra di essere l'unico cretino. Dammi un po' di fiducia, sì. Ecco. Sì, allora, questo è un tema molto importante, perché si stanno moltiplicando le perdite, anch'io ricevo diversi mail di persone che subiscono delle truffe, e poi basta cercare online sugli articoli dei quotidiani e vedere che ci sono diverse truffe che vengono perpetrate, se riesco a dirlo, effettuate ai danni dei risparmiatori. A volte queste truffe partono proprio anche dalle opzioni binarie. Cerco di, innanzitutto faccio una premessa, guadagnare sì. In borsa e riuscire ad ottenere dei risultati è credo l'obiettivo di tutti i risparmiatori, quindi si cerca, un conto però è cercare di ottimizzare i propri risparmi, i propri investimenti, quindi cercare di farli fruttare il meglio possibile sul mercato, ed è quello che cerchiamo di fare tutti, io compreso. E un conto invece è cercare il colpo della vita o cercare di arricchirsi, diventare ricco da un giorno all'altro. Ecco, questa è la premessa, perché tutti quei banner, quelle pubblicità che si vedono online che pubblicizzano operaio 35 anni, guadagna 3.000 euro al mese con le opzioni binarie, Luca 25 anni, si è comprato la Ferrari in 2 mesi con il Forex e le opzioni binarie, sono tutte pubblicità ingannevoli, assolutamente fuorvianti, non è così facile diventare ricco con la borsa, chi sottovaluta i rischi e non ha un'adeguata preparazione, anzi è più facile che perda tutto il proprio capitale. Arricchirsi velocemente lo si può fare, ma numero uno con un'adeguata preparazione, numero due lo si può fare con dei rischi enormi che la maggior parte delle volte invece, ripeto, è più probabile prendendosi rischi molto elevati, quindi leve smodate, leva 100, leva 400, sono più i casi in cui invece si perdono completamente i propri soldi investiti. Queste pubblicità, ripeto, sono assolutamente ingannevoli. Le opzioni binarie, in particolar modo su cui si basano queste pubblicità, sono strumenti di investimento, sono delle vere e proprie scommesse camuffate da prodotti di investimento, sono partite come pubblicità soprattutto da broker offshore, cioè broker che hanno sede legale in paesi tipo le Cayman, Cipro e posti più strani. Mi è capitato anche un cliente, una persona, non un cliente, una persona che mi ha scritto per email, che aveva investito tutto con un broker alle isole Marshall, quindi a nord dell'Australia, in mezzo al Pacifico, e che ha perso tutto. Una volta spediti i soldi a questo broker, hanno iniziato a non rispondergli più al telefono, non rispondere più all'email, non gli restituivano più il denaro. Quindi occorre prestare veramente molta attenzione a queste pubblicità. Stanno prendendo piede, perché dietro ci sono delle remunerazioni a quelli che vengono chiamati introducing broker, cioè persone pagate per parlarne bene, per divulgare queste cose sul web, per raccontare storie spesso fasulle. Io ho guadagnato 1.000 euro il mese scorso, fai come me, investi come me. Sono per lo più, ripeto, inganni, cose assolutamente non vere. Beh, direi che appunto, ecco, chiaramente, sicuramente arriveranno poi forse a fare questa pubblicità in un momento in cui
il desiderio o metto barra il bisogno forse di integrare quello che è il lavoro che magari manca è molto forte, per cui sicuramente può essere un momento in cui hanno terreno facile per ottenere quello che vogliono. Capisco che il desiderio di guadagnare soldi è comune a tutti, l'abbiamo sempre detto, se posso avere 100 euro in tasca in più, ma perché no? Però ecco, direi veramente da ascoltare e riascoltare più volte le parole di Enrico Malverti, proprio perché è difficile, si può fare ma bisogna fare con calma. Meglio forse guadagnare qualcosa meno tutti i mesi e pian pianino accumulare rispetto a voler fare. Beh, a questo punto poi mi hai aggiunto forse due punti, cioè un conto, cioè sia il discorso faccio seguo uno strumento o qui non investo, cioè metto i soldi su uno strumento che è veramente pericoloso, e l'altro punto probabilmente è anche quello del cercare di mettere i propri soldi in un, chiamiamolo broker, chiamiamolo quello che volete, affidabile adesso, quindi un altro passaggio, cioè anche sì. Il discorso, ecco, dicevi te adesso del offshore piuttosto che è la sicurezza del vostro broker. Assolutamente, chiudo il discorso sull'opzione sì. Binaria come strumento dicendo che, completando un attimo il discorso, semplificandolo banalmente, perché è una scommessa, funziona proprio come una scommessa, io scommetto su un determinato sottostante che può essere una commodity, una valute, indici, che tra 5 minuti oppure il tempo può arrivare fino a un mese, e il mercato sottostante è salito e sceso. E ripeto, una vera e propria scommessa, una forma di ludopatia che sta prendendo piede, perché è più difficilmente controllabile rispetto alle slot machine che ci sono nei bar. Quindi anche questa, a mio modo di vedere, è una forma di ludopatia da combattere. E posso citare comunque alcuni, visto la domanda, alcuni sì. Consigli che possiamo dare a tutti i risparmiatori, perché poi vanno a danno di chi opera in modo onesto, in modo corretto nell'ambito della finanza, quindi va a danno di tutti i consulenti, promotori onesti, tutte quelle persone che ci sono, che lavorano in modo competente in questo settore. Non bisogna mai consegnare denaro contante a nessuno, non bisogna mai consegnare le proprie password del conto corrente a nessuno, che si tratti di un amico, che si tratti di qualcuno conosciuto online, non bisogna mai credere alle promesse di facile guadagno, perché in un momento in cui i tassi sono molto bassi, ad esempio la settimana scorsa leggevo di una truffa nella bassa modenese a danno di più di un centinaio di persone, effettuato da un promotore o un ex promotore, adesso non ricordo esattamente, insieme a altre due persone che promettevano guadagni del 3% mensile. Non si può garantire un guadagno così elevato in questo momento, cioè, si possono anche conseguire guadagni di quel tipo, ma senz'altro senza poterli garantire, prendendosi comunque dei rischi, perché in una situazione di mercato con i tassi così bassi nessuno può garantire rendimenti di mercato molto più alti, rendimenti molto più alti di quelli di mercato. E inoltre, chiudo, bisogna controllare sempre nel momento in cui si affidano i propri soldi a qualcuno, che si tratti di un promotore, che si tratti di un intermediario online, eccetera, se gli albi professionali e se l'intermediario, il broker, è autorizzato ad operare in Italia. Quindi si prende l'albo Consob, si va su internet, si verifica dove ha la sede legale, se è autorizzato dagli organi di vigilanza italiani a poter esercitare l'attività di investimento in Italia. Io direi, ecco, che era fondamentale fare una puntata in cui alcuna parte veniva dedicata a questo tema, proprio perché un conto è... andiamo inizio puntata, un conto è ho sbagliato l'operazione, metto in pratica lo stop loss, quindi avevo 100, mi trovo in questo momento con 90. Quello fa parte di quello che è un po' l'operatività sui mercati finanziari. Discorso diverso, avevo 100, ho messo 100 da un broker, il broker non lo trovo più e ho perso completamente tutto. Sono due situazioni completamente diverse, in molti casi poi, ecco, veramente poi ci si mettono dentro tanti soldi e poi si rimane un po' con l'idea che, ah no, allora...
si prende paura e si ritorna forse a fare poi delle scelte sbagliate, perché a quel punto lascio i soldi sul conto corrente oppure faccio botta 3 mesi e tutte le volte le rinnovo. Forse, ecco, invece che fare i passi come sono normalmente, come quando un bambino prima va alle elementari, poi alle medie, poi alle superiori, vogliamo andare dall'asilo, andare al master universitario, sbagliando come tente strada, e poi torniamo indietro e abbiamo paura a fare tutto. Ecco, per cui mi sembra. Una parola, ecco, prima di chiudere, ci piace sotto Natale anche fare pubblicità ai libri, visto che è Natale, per cui uno non sa mai cosa regalare, si possono regalare dei libri. Mi sembra che ci sia un libro per cui sei coautore, per dove insegnate, ecco, a stare attenti. Se vuoi dare 2 indicazioni ci fa molto piacere, Enrico. Sponsorizzo a questo punto, ti ringrazio dell'assist, e sponsorizzo a questo punto il mio libro che ho scritto con Saverio Berlinzani, un monumento in ambito di preparazione sul tema delle valute, e con Edoardo Liuni, che è il manuale del risparmiatore, edito da Epli, dove si possono ritrovare molti dei concetti che ho espresso poco fa, viene illustrato nel libro come funzionano gli strumenti finanziari, come funzionano le borse, e anche molte delle truffe e delle cose da evitare per cercare di salvaguardare i propri risparmi, perché la prima cosa è cercare di non perdere e di non essere truffati, quello è fondamentale. Poi dopo si può pensare anche a cercare di riuscire a guadagnare, a ottimizzare il rendimento, ma la prima cosa è cercare veramente di scansare tutte le possibili truffe e magagne che ci sono sul mercato finanziario. Perfetto, e quindi direi che con l'idea di Natale, quindi da mettere sotto l'albero con il libro di Enrico Malverti, io come sempre ti ringrazio per la chiarezza e la semplicità nell'esposizione, ecco, di argomentazioni che non sono sempre così chiare, per cui grazie mille e un buon Natale a te e alla tua famiglia. Grazie Enrico. Grazie a voi, buon Natale a tutti gli ascoltatori. Intanto chiacchierando, mettiamo chiacchierando tra virgolette perché erano temi davvero importanti, sono le 10:26, Mr. Trade, abbiamo affrontato, meglio ha affrontato, 2 temi davvero importanti per i piccoli risparmiatori. Si avvicina il Natale, ma soprattutto non facciamoci truffare, insomma, ci potrebbe starci certo, un hashtag FBL ai tuoi soldi, assolutamente. Ci vengono a prendere nella parte più tenera di noi, è chiaro che è il solito discorso, quando uno dice guadagno 3.000 euro al mese, io ne porto a casa 500 tutti i mesi, faccio fatica a tirare fine mese, ma perché non devo farlo anch'io? Certo, ok. Certo. E il problema è che sul desiderio e sui sogni, che mi diventa difficile dire ma sei scemo a sognare di avere 3.000 euro al mese, se ne porti a casa 1.000, ok. Però non è così, quindi no, sono false illusioni che chiaramente, ecco, poi fanno dei danni, fanno del male. Poi il discorso iniziale che faceva Enrico Malverti, fondamentale. Cerchiamo di imparare un metodo di investimento. Ha dato dei piccoli suggerimenti, non è che ha sviluppato teorie complicatissime per cui dice vabbè, le può seguire Enrico Malverti perché è esperto e quindi sa quello che sta dicendo. Ha dato dei concetti di base e sui concetti di base bisogna iniziare un attimino a seguire, perché altrimenti veramente ci facciamo del male ripetutamente, e la borsa non è veramente il posto dove faccio l'affare della vita, cioè non è che sono in giro per negozi e trovo un negozio che ha dei saldi sui golf e dico caspita, questo golf qui costava 100 euro, adesso questo qua lo vende a 20 euro perché certo, vuole liberarsi il magazzino e allora sto facendo l'affare. Certo. Comprato quel maglione, non è che tutti i giorni trovo quel maglione a quel prezzo. Certo. Allora quello è l'affare. In borsa non funziona così. Forse ecco, questo è forse siamo arrivati a una buona spiegazione di come si muovono i risparmiatori. Ecco. Certo. Forse cercano l'affare e non cercano invece un metodo di lavoro. Diceva Enrico, per cui poi andate a vedere, ecco, avete adesso sotto Natale, c'è tempo, ci sono titoli che hanno forza relativa più forte, ci sono titoli che si muovono di più rispetto al mercato, cercate quei titoli, vedete se ci sono siti che li indicano, cercate quello, e se volete stare investiti sui titoli state su quelli, consapevoli che probabilmente a periodi più o meno lunghi hanno bisogno di rotazione, vuol dire ci sono dei titoli che usciranno, che non si investirà più, e ne arriveranno altri che sono più forti perché cambiano i cicli, per cui ecco,
trovate due o tre punti semplici su come muovervi. L'altro punto che mi sento di ripetere, è vero che matematicamente può sembrare strano di dire, ma se io posso comprare un titolo a 100, perché devo aspettare a comprarlo a 110? Ma la spiegazione, ecco, come dicevo prima, l'ha ridata bene Enrico Malverti: siccome non abbiamo mai la certezza della riuscita del nostro investimento, perché altrimenti faremo tutti e non staremo qua a cantare altre cose, devo cercare di entrare nell'investimento quando le mie probabilità di riuscita sono, per varie analisi che faccio, superiori alle possibilità di avere torto. E a quel punto, se ho la sicurezza che quel titolo ha un prezzo più alto di prima, probabilmente le spinte in acquisto sono maggiori, e a questo punto vuol dire che le mie chance di successo sono maggiori. Quindi pochi spunti, ma poi c'è Natale, ecco, è una puntata mi sa da riascoltare durante le vacanze di Natale. Che c'è... È difficile, dice Mrs. Lo so, però... Oggi è difficile? Sì, è un passo in più, cioè non possiamo sempre dire che il bot è un investimento obbligazionario che ha scadenza 3, 6, un anno, vi dà un... No, ok, forse il bello di avere una trasmissione che va avanti per tempo è iniziare poi pian pianino anche a cambiare, a fare un gradino in più. Stiamo diventando grandi. No, forse non stiamo diventando grandi, ma insomma iniziamo già a camminare senza cadere, per cui anche chi ci sta ascoltando è giusto che inizi ad affrontare alcuni temi e impari, è come se fosse una scuola. All'inizio spiegavamo cos'erano le obbligazioni, salvo che appunto adesso poi dicevamo che c'erano dei rendimenti, adesso non ci sono più, non so cosa succede, però a parte quello, ecco, è giusto che poi pian pianino diamo uno spunto in più, faremo sedimentare, ritorneremo, e man mano, anche perché è giusto, ecco, che si cresca, se no facciamo copia e incolla dalla prima puntata e continuiamo a mandarlo in looping, ecco, non è mi vero, sembra è vero, è vero, è vero. Mr. Trend, lei ritorna tra 7 giorni. Tra 7 giorni abbiamo anche l'ospite di già? Lunedì prossimo avremo Giovanni Borsi, che anche lui direi bello operativo come Enrico Malverti sui mercati, e sarà lui che ci farà gli auguri, i veri auguri di Natale, per cui ci siamo, ecco. Tra una settimana allora, Mr. Trend, grazie. E poi andiamo in vacanza anche e noi, poi ci prendiamo, mangiamo un po' di panettone, abbiamo il panettone da mangiare, quindi dobbiamo avere tempo per mangiare il panettone. Giusto, sono pienamente d'accordo, grazie e appuntamento quindi tra una settimana. Assolutamente, buona settimana a tutti. Ferro Azzurro ama Anacot Acciaio. Anacot Acciaio. 10.000 Anacot a 46, e fammi sapere come aprono le opzioni. A quanto le Anacot Acciaio? 5 3 quarti 6, 2.000 su, e le vendo 2.000, 2.000 Anacot. Mr. Trend, consigli di economia e finanza per tutte le tasche, su RTP. Prima lezione in affari, non essere emotivo per la borsa, ti annebbia il giudizio. Anacot Acciaio, che ha chiuso a 51 e un ottavo.